Rodríguez, Rodríguez, Pablito Rodríguez, Pablito Rodríguez, Pablito Rodríguez, Pablito ha fatto il 2-2, ho spaccato la casa, cazzo. Pablito, Pablito, cazzo, Pablito, grandissimo gol, Ponga, un grandissimo assist di Mancoso, tiè, Brignoli, tiè, Brignoli, tiè, Brignoli, tiè, Brignoli, Tiempoli, Tiempoli, no, pensate che cancelli a Lecce, la devi chiedere al culo, quasi sia, la partita per un'ora dominata, per un'ora e poi dopo, pa, prima Mancoso con grandissimo assist di Listoschi. Vabbè, grandissima. Guarda, no. Sono partito proprio praticamente dalla fine, però commento un attimo la partita. Praticamente partita dominata dall'Empoli per 60 minuti perché Lecce stava dormendo, stava giocando con i senatori, che non vuole giocare proprio. Taxidis Maier ha di fatto cagare proprio. Cagare proprio. Nicolo purtroppo non ti dico niente perché sei appena arrivato, quindi non ti posso dire nulla. Però comunque sia Taxisi che Maier hanno giocato proprio male, malissimo. E Hjulmand all'entrata ha giocato benissimo, non me l'aspettavo. E Bjorkengren, che guarda i miei video precedenti sicuramente saprà che io non l'ho mai detto, questa è la prima volta. Però ha fatto belle cose, ha giocato bene, ha girato palla, ha lottato sui palloni. Ben venga la gioventù, anche Gallo è entrato, ha fatto bene. Ci vuole la gioventù, ci vuole la gioventù. Questo è un nuovo gruppo che si deve amalgamare ovviamente con i vecchi, però i vecchi devono giocare con lo sangue agli occhi, no? Nelle compitine. Passaggino così. Poi picchio il caffè, poi torna compitini. No, le disce con lo sangue agli occhi. Mi Pablito è entrato, ha spaccato la porta. Voleva mangiarsi il portiere, tutti. Tutti se li voleva mangiare. Tutti i giocatori, cazzo. Tutti se li voleva mangiare, porco Giuda. A discasciare già porta, a discasciare porca puttana. Abbiamo visto una partita per un'ora, praticamente siamo addormentati, io praticamente volevo spegnere e andarmi a coricare. Volevo proprio dormire, perché mi ha fatto schifo. È vero che Nempoli ha giocato bene, ma noi proprio già dici no. Poi ovviamente prendiamo sempre gol del cazzo, il primo gol sul calcio d'angolo. Praticamente no, segna già, pa, ha tirato al volo, di sinistra ha segnato a Vecchio. Il secondo gol, Maier. Maier spacca il cazzo di anche per contro centro all'aria. Qui gioca a scappare, qui gioca. Maier. Pa! Tira Mino Kace, mira non terra. Poi crossa. Praticamente tutti i giocatori in aria. La mantia, ovviamente, da rapinatore d'aria. Pa! E ha segnato così tranquillamente. Nessuno. E Pisacane ha guardato praticamente lo passaggio così. Aciapongo ovviamente sta se sempre in ritardo perché mi sta sempre annanzi. Ha picchiato un gol di merda. 2-0 partita chiusa. Io infatti volevo fare un casino, volevo, perché stavo tiltatissimo. Poi tutto de paro con i cambi, con i tre cambi. Hjulmand è entrato, Bjorkengren e Pablito. È cambiata completamente la partita. Abbiamo fatto una grandissima partita. Quindi io sono contentissimo. Domani le pagelle, senza troppo. Bisogna godere fino al massimo. Infatti sto ascoltando la musica per godere di questo pareggio. Non era una vittoria ma un pareggio, perché se l'Empoli vinceva... ciao proprio, invece, tiè, siamo fermati, l'Empoli si è merda, tiè, è una bella squadra, ma pure noi ci siamo, abbiamo dimostrato con Monza e con altre squadre che ci siamo anche noi comunque, con l'Empoli che comunque veniva da una striscia di risultati, di vittorie, cose, un casino, quindi sono super contento, specialmente per gli ultimi 20 minuti, però ovviamente, io mi riguardo i vecchi, diciamo, ai giocatori vecchi, svegliati bu, porca puttana, esce con sangue all'ecchi, mi di Pagnoni, Trasme, spaccano tutto, come Pablito Rodriguez, cazzo, Pablito Rodriguez, spaccali tutti, fanno i video di Cicioca, grandissimo, forza Lecce, Bari in merda tutta la vita, via, ci vediamo al prossimo video, a Pordenone andremo a vincere, con i giovani, che io credo in voi, e forza Lecce.